È partito invece dalla Norvegia e dopo essere entrato in Italia dalla porta della Brennero il 29 di agosto, dal 16 al 24 settembre transiterà anche nella nostra regione, passerà tra gli altri luoghi anche nella storica Via Romeo Germanica, prima di arrivare a Roma il 14 di ottobre in occasione dello storico giubileo. È il Pilgrim Crossing Borders, un pellegrinaggio che, come ha spiegato i nostri microfoni bene Alessia Righi, responsabile del marketing di Via Romeo Germanica, è aperto ai camminatori di tutto il mondo. Vediamo il servizio. Il Pilgrim Crossing Border è un cammino a piedi che è partito a metà aprile dalla Norvegia e che arriverà il 14 ottobre a Roma. È un cammino a piedi che attraversa cinque nazioni, che sono la Norvegia, la Danimarca, la Germania, l'Austria e l'Italia, e che ha l'obiettivo di arrivare a Roma in un anno tra l'altro speciale, che è l'anno un po' precursore del giubileo straordinario della misericordia indetto dal Papa Francesco. E spesso ci chiedono il Pilgrim Crossing Border se ha finalità religiose o anche altri tipi di finalità. E ecco, ci sono camminatori con noi che camminano perché hanno finalità religiose e spirituali. Ricordiamo che il tracciato, il percorso che questo cammino sta seguendo è il cammino, la Via Romea Germanica, che è un'antica via di pellegrinaggio che venne descritta per la prima volta dall'abate Alberto nel 1200, che la percorse da Stade a Roma. Altri invece sono con noi per finalità turistiche, perché partecipando a questo cammino si ha la possibilità di attraversare grandi città d'arte, Ferrara, Certo. Ravenna e Roma, ma anche piccoli borghi del nostro entroterra. Tra le varie regioni più belle della nostra Italia abbiamo la possibilità di attraversare la nostra Romagna, arriveremo infatti, faremo Ferrara, poi Ravenna, arriveremo a Forlì e saliremo in Valle del Vidente per poi attraversarla e arrivare in Toscana. E le persone che ci stanno guardando possono trovare le informazioni che servono sul sito www.viaromeagermanica.com, o se hanno voglia potranno seguirci anche sulla pagina Facebook Via Romea Germanica.